presentare ben 3 indagini. Parliamo della vostra ricerca, in particolare sui consumi previsti per il Natale. Cosa emerge dai cittadini del Friuli Venezia Giulia? Allora, i cittadini del Friuli Venezia Giulia continueranno a fare i regali per gli acquisti, per i regali di Natale, come li hanno sempre fatti. Certo, il clima di incertezza non aiuta. Da una parte, oltre il 75% regalerà qualcosa al proprio partner, ai propri figli, ai propri genitori. Dall'altra però sono tantissimi friulani che ritengono che il Natale 2022 purtroppo sarà vissuto in maniera dimessa, così come è stato per gli ultimi Natali, quelli della pandemia. La guerra, l'inflazione, l'aumento del costo delle materie prime energetiche, l'aumento delle bollette in qualche modo non hanno aiutato e non stanno aiutando i friulani in questo periodo di festività natalizie. Comunque i friulani i regali li faranno, acquisteranno, di fatto oltre il 90% spenderà fino a 300 euro, la spesa media a persona sarà di circa 160 euro e quindi questo in qualche modo lascia ben sperare che con questo Natale e questo 2022 che si sta in qualche modo stiamo per archiviare, poi avremo davanti dei mesi di ripresa in questa regione e anche nel resto del paese.